Salve a tutti ragazzi, ora mi direte ma perché stai mettendo i guanti, il lattice con questo unboxing? Perché d'ora in poi ho deciso di cercare di non inquinare troppo le edizioni che compreremo in futuro. Sì, è un po' da malati di mente, però preferisco preservare la verginità di questo contenuto. Allora, a noi, diciamocela tutta, Mister X me l'ha comprato per San Valentino. Ci sto facendo il gameplay e il Majora's Mask del 3DS che è uscito praticamente oggi. È palita con le varie artwork che presenti del gioco. Queste sono state ridisegnate perché non era così. Iniziamo a farvi vedere la scatola. Dentro c'è una spilla, un poster a due facce, una steelbook e vabbè il gioco. Page 12. Sì, 12. E iniziamo ad aprirlo e a dopo. Ok ragazzi, ora procediamo all'unboxing, lo special edition del Majora's Mask 3D. Come possiamo vedere, volevo farvi soltanto vedere la differenza dei font che hanno utilizzato, nonostante è uguale, l'hanno soltanto reso più metallizzato di prima con un viola un po' più scuro rispetto al viola, a un fucsia, ecco, scuro, questo è un po' più viola, questo è fucsia. Comunque, la maschera, vediamo un po', sì, la maschera è soltanto un'immagine, qui l'hanno resa più 3D. Ok, come possiamo vedere qua c'era raffigurato Link con sempre la fatina che l'accompagnerà, non è Navi, è un'altra, le due maschere Deku e Zora. Ora apriamo l'unboxing. Ah, volevo farvi vedere anche questa parte, Zelda, l'edizione, la steelbook, la spilla e il poster. Ok. In teoria c'era anche l'edizione con il 3D, ma vabbè. Ognuno poi prima o poi. Ah! Ok, ho già fatto Quadra. l'apertura. Sì. Questa qua dovrebbe essere la spilla. Vediamo, sì. Questa Che lasceremo poi lì dentro. è la spilla. Non rompere i coglioni. La lasceremo lì dentro. No, è il mio regalo, quindi faccio quello che Ma voglio tanto io. rimane qui. Tanto rimane qui. Guarda, è come un anello di fidanzamento praticamente. Guarda, mi ha regalato. Che bella la spilla! Grazie. Quando è il matrimonio? Aspetta ancora un Mai, po'. ok. Questo, poi. Vediamo un po'. Ah. Oh, la steelbook con Skull Kid che è impossessato della Majora. Che qui dietro la Majora ci sono tante curiosità, soprattutto nel manga che spiega effettivamente cos'è la Majora. E andate a cagare chi dice che il manga è una cazzata. Qua vediamo cosa c'è. Qua c'è credo una mappa. Non si vede bene, ma credo che sia presente una mappa. Sì, una specie. Una specie di mappa. Ora, vediamo cosa c'è qua dentro. Vabbè, il gioco. Lo apro semmai dopo. Questa è una nuova artwork che hanno. Una nuova cover che hanno rilasciato, dove è presente Link con i vari personaggi, il mercante, Skull Kid che ci sta proprio burlando, la maschera che non. Scusate, la luna che non è creepy, ma è creepy quello che c'è all'interno che fuori. E qua, come potete vedere, c'è Super Mario. La La maschera maschera. Super Mario. C'è anche Onda da qualche parte, ora non mi ricordo dove, ma c'è Onda. E questo qua è dietro, palito, sì, giusto. Certo. E sarà scritto anche in italiano. Se non è scritto, godo che sarà in inglese. No, è No, ma sì, di sicuro. Questo, ma non è mica finita, ragazzi. Non è finita. Qua ci sarà da ridere. Ok, ora apro il poster. Ah, io so che riderò quando dovrò rimetterlo dentro. Aspettate.
Allora, facciamo una cosa. È stato prodotto, mi sembra, in Germania, tutta questa roba qui, vero? Di solito la Sì, c'è scritto così. Germany, sì, Germany. Ok. Ce l'ho fatta. Allora, vediamo un po' cosa c'è come coso, che lo lascerò in celofanato questo. Oh, due facce. Due facce non è il cattivo di Batman. Che puzza. Puzza di carta. Questa? Che è la solita canonica che lui ha trovato la rubata in teoria, non l'ha trovata, l'ha rubata. E questa è la figura del Majora che si sta per impossessare del povero Skull Kid con le sue amiche fatine. Tra cui una ci accompagnerà nel viaggio. Una sola. Una, perché l'altra è stupida. Allora, questo è fantastico. Questo, se la gente non ha capito un cazzo del manga, probabilmente quasi la maggior parte, chi l'ha capito è un genio. Questa figura qui è lo spirito di colui che ha distrutto, non distrutto, imprigionato la bestia, il Majora. Questi qui erano tutti amici del Majora. Il Majora è sentitosi tradito da questi qui perché ogni maschera ha un suo significato, è impazzita. Questa qui mi sembra che la Majora era proprio immortale, questi no, però lei sì. E nel manga è molto molto bello e somiglia a un bellissimo drago cinese. Comunque, questa è la sua forma definitiva e soltanto con l'ausilio di questa maschera si può sconfiggere. È una cazzata. Sono più forti, è più forte lui praticamente, non mi ricordo più i nomi. Però questo il toro anche. No, il toro è una cazzata, gli vai dietro al culo e lo ammazzi. Comunque è molto forte. In America hanno utilizzato un'edizione più complessa con la figure di Skull Kid che l'hanno rifatta. Questo è un bellissimo, non me lo sarei mai aspettato che ci fosse la face, la maschera, non mi ricordo più il nome, lo metterò dentro al video. Comunque ragazzi, sono davvero contenta perché è un bel regalo di San Valentino, trovatemi un ragazzo che vi compra il poppo di roba. E poi siamo riusciti a ottenerlo anche di meno di quello che costa, molto sì. Di meno. Sì, 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 infatti. Poi... Ok, sto cercando di... Comunque sono davvero felice perché è un gioco che chi non ha mai giocato c'è la possibilità di giocarlo. Cioè da un lato hanno fatto bene a riproporlo, dall'altro secondo me ci stanno facendo qualcosa con lo Zelda 1, hanno bisogno di soldi. Di solito si fa così quando hanno bisogno di soldi. Comunque sono davvero felice che Mr. X me l'abbia preso. E poi anche un'edizione fantastica ragazzi, cioè trovatemi un ragazzo che vi... cioè, come San Valentino, di solito i maschi, forse perché sono più maschiaccio io che gioco ai videogiochi che certe femminucce. Poi parlo anche che ci sono maschi che sembrano delle femmine mestruati, eh. Comunque, è vero, non ci sono... Sì, ho visto io gente che si arrabbia con niente, che si ingelosisce appena fai qualcosa. Ecco! E poi dopo... No, ma ci sono, sono tutti tremendi. Comunque, ragazzi, questo qua è il gioco con la Limited. C'è anche da mostrare che io vanto di avere questa. Noi ci vantiamo, scusate, di avere questa edizione che in Italia la vendono a 700 euro. Bella lei, scusate, non si è fatta niente, però è giapponese e come ho detto prima è giapponese, quindi dentro c'era anche una bella curiosità, era una collector con la limite dentro, in più l'expansion pack, chi avrà giocato al Nintendo 64 potrà immaginare cosa serve, c'ha più espansioni in più praticamente. Più visuale, più missioni, vero? Sì, ok. E boh, poi, siccome io sono una grandissima testa amara zucchina, io mi vanto di avere questo, con questo qua che si è fatto un design bellissimo, bellissimo, molto bello del Majora's Mask, ve lo consiglio, fatto dalla J-Pop, è un shonen manga, J-Pop. E siccome io sono, mi chiamo Chiara e sono una grande testa di cazzo, scusate, questa qui è la Majora. E lo spirito che, diciamo, ha imprigionato la Majora è questo. Infatti, come potete vedere, assomiglia molto alla forma ultra figa di Link. Vedete, no? Assomiglia molto a lui. Ed è molto, molto... La Majora non è... è uno spirito, diciamo...
maligno, ma perché lo è diventato, infatti, c'è la creazione del della Maiora. E uno dirà, ma il fumetto non è una cosa canon. Mi dispiace per voi, ma è molto canon il fumetto. E vi consiglio anche di comprarli tutti, perché io, come dico sempre, il Maiora non ha una storia lunga. C'ha troppi minigiochi e chi seguirà il mio gameplay oppure va a vedere anche i video di altri ragazzi che sono stati sicuro molto più bravi di me, oddio, io mi sono fatta il 100%, quindi un po' di sedere me lo sono fatto, noterà che ci sono tantissimi minigiochi, la storia è molto, non è complicata come l'Ocarina o il Wind Waker, che c'ha un significato abbastanza profondo. Questo è un po', sì, apocalittico, ci sono delle scene molto drammatiche, perché questo gioco è molto presente, tanta drammaticità, una sorella che mette il sonnifero alla sorella più piccola, minore, per non fargli sentire gli ultimi giorni dell'apocalisse, un uomo che si doveva sposare e non riesce più a sposarsi perché si ritrova maledetto, e tanto altro. Un Deku, che questa maschera qui c'ha tanta storia triste, che era morto purtroppo, il figlio di un capo che era del morto, Goron. Del Goron, sì. Sì, lo Zora che aveva messo, il musicista che doveva fare, era il padre dei degli schifi, sì. Tu lo trascini in mezzo alla spiaggia e lui ti dice per favore portami, fammi suonare l'ultima volta. È drammaticissimo, ragazzi. È triste. Poi va bene, il manga, cioè, ragazzi, le ultime parole di vita, dice, i pirati ci hanno assalito, io non riesco più a salvare, la nostra cantante non ha più la voce, perché gli hanno rubato tot cose. Ragazzi, io vi consiglio di leggerlo perché mi ha fatto piangere dall'inizio alla fine. Quello che l'hanno reso meglio, giustamente, è stato l'Ocarina of Time, ma senza dubbio è il manga più bello che abbiano fatto di questa serie. Ma compratelo, se riuscite a comprare anche l'edizione americana, che è molto più bella dell'edizione nostra, che c'ha la schermata tutta verde, vero? Non mi ricordo se è verde. Verde così. Prendetelo, perché il Maiora è speciale, ma proprio in tutto e per tutto. Non è creepy, mannaggia voi. Creepy. Sono tutte cazzate. Sai cosa c'è creepy? Entrate nella luna. Nella luna c'è una cosa che vi farà piangere sangue. Il primo stage è facile, ma il secondo vi farà piangere sangue. E vi dico una cosa, le storie di Ben sono tutte cazzate. Ma sì, ma ci sono sempre Se state. Vedrò un commento di Ben come è successo prima, vi smischio le ossa. No, ma poi non dite che è un gioco di merda, perché è un gioco di merda. C'era un commento che era capitato di un ragazzino che diceva di non chiamarmi ragazzino solo perché ho 14 anni, che mi ha detto che il Majora's Mask è una merda. Io l'ho anche mandato a quel paese. Io spero solo che questa persona che commentava solo giustamente le cose che gli piacciono non venga a commentare il suo video, sennò fa una brutta fine. No, ma poi da dire che è un gioco schifoso. Io ci ho giocato, ci ho messo la passione. Cioè, la passione, oltre a che si è fatta un sedere alla mia ragazza a farlo al 100%, viene a commentare così, ma vada via, lascia stare. Io sono contenta. Poi quando avrò, diciamo, la possibilità, mi prendo l'edizione giapponese con il 3DS. Anche. Perché in Giappone, come dico sempre, il Giappone c'ha tanta roba che non abbiamo. E io, ragazzi, noi due abbiamo giocato a giochi giapponesi, con le scritte giapponesi, e abbiamo finito certi giochi, anche... Certo, sì, tutto di più. Quindi io non mi... possono anche essere scritti in arabo, ma io li gioco i giochi, ma, se sono belli. C'è sempre un paragone di cui mi occuperò tra non molto. Praticamente c'è l'edizione giapponese di un gioco del PC Engine, non dico niente, che è stata criticata perché presenta dei bug rispetto alla versione arcade, e per di più le scritte sono totalmente in giapponese, per di più anche gli sfondi sono nipponici. È stato criticato per questo, che non ha nulla a che vedere. Ma se guardate solo queste cose, oppure vi limitate soltanto a proprio criticare il modello giapponese, o per il semplice fatto perché secondo loro c'è qualche glitch, ma non guardate anche alla grafica e alla scheda sonora, che era perfetta. È un po' come i Kingdom Hearts. Mi piace che ci sono certe edizioni. Io, guarda, quando ero andata a vedere che esisteva l'edizione Final Mix al tempo, che ero uscita, dicevo, maledetti
vi odio, ero così, vi odio, e sono in America, e sono in Giappone, in Italia, zero al tempo, ero così, ah! Cioè, è bello che facciano queste edizioni, ma questa potevano risparmiarsi, sono contenta, ma certe cose questa, come anche se mi dovessero fare il remake del Twilight, se la devono risparmiare devono fare lo Zelda U, questa è una mossa commerciale. Commerciale, perché sì, sanno sì. Che ci sono fan che hanno giocato a questo. Sì, sì. E sanno che lo riprenderebbero prendere, anche. Sì, ma come minimo chi è fan di Zelda di sicuro lo comprerà. E lo consiglio tantissimo, c'è tanta curiosità, tante misteri, tante storie drammatiche. Sì, e poi quindi noi l'abbiamo pagato quasi 20 euro in meno rispetto all'originale, che non sto scherzando, perciò... No, no, ci sono anch'io, giuro sulla tomba del mio cane, perché questo è stato pagato 50 euro, lo dico tranquillamente. 54. 50, vabbè, dai. Quasi 20, sì. Dai, cioè 50 euro a confronto dei prezzi normali. Comunque, ragazzi, vi saluto, grazie per aver visto l'unboxing. Per qualunque cosa di guida vi aiuto io tranquillamente. Alla prossima, ciao ciao!